Bentornati al Football Benchmark, bentornato da Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Andrea. Ciao Luca. Oggi cerchiamo di proiettarci nel futuro, perché naturalmente con il virus bisognerà convivere, tutto il mondo cercherà di conviverci. Abbiamo ipotizzato che a conviverci naturalmente sia anche il calcio, soprattutto i tifosi e quindi le presenze allo stadio. Va detto e va anticipato che abbiamo cercato di fare uno scenario, anche se vuoi ottimistico, perché abbiamo ipotizzato una capienza ridotta, sì, ma una capienza ridotta al 50%, quindi eventualmente entrerebbe allo stadio un tifoso su due rispetto a quanto siamo abituati a vedere. Però partiamo da un passo indietro, cioè Andrea, da quanto hanno incassato e quanto incassano finora le leghe più importanti a livello europeo. Chiaramente al top, no? C'è l'Inghilterra, come vediamo dalla grafica, la Serie A arranca un pochino, ma forse lo sapevamo, insomma ne abbiamo parlato tante volte degli stadi, del match day, e questa è la foto di oggi, no? con la Premier che assolutamente la fa da padrone. Sì, la foto di oggi basata sulla stagione 17-18, quando abbiamo tutti i valori, però non ci sono stati dei cambiamenti stravolgenti. Vediamo che la Premier è due volte e mezzo più avanti rispetto alla Serie A, e anche la Bundesliga e la Liga sono molto più avanti. Direi che è interessante notare anche la percentuale del valore del botteghino, dei ricavi da stadio rispetto ai ricavi totali, e in questo contesto chiaramente vediamo come la Serie A in questa classifica è ultima, mentre l'Olanda è nettamente più avanti, avendo anche dei diritti televisivi nettamente inferiori agli altri mercati, con il 29% di ricavi che appunto derivano da botteghino. Oh, questa è la foto, insomma, più o meno rispetto a quello che abbiamo vissuto finora, no? Ipotizzando che ci possano essere delle norme restrittive anche per l'accesso allo stadio quando e se si apriranno gli stadi, quindi quando non sarà consentito tornare a vedere degli spettacoli dal vivo, come detto abbiamo ipotizzato una presenza a capienza ridotta del 50%, che, come dire, è anche abbastanza ottimistica. Va considerato anche, Andrea, come assunto iniziale, che aumenteranno le spese per le società, perché poi bisogna in qualche modo sanificare gli stadi, misurare la temperatura, cioè tutto quello che si fa adesso nella vita di tutti i giorni per andare a fare spesa, poi immaginiamo possa essere in qualche modo dovuto anche negli spettacoli dove è previsto pubblico, no? Assolutamente, il costo di gestione dell'evento medio per spettatore sicuramente aumenterà, ma pensa anche ai costi di accesso, di controllo, i termoscanner, la sanificazione che tu hai menzionato, un più alto numero di steward in proporzione per cercare di garantire il distanziamento sociale, per poi non parlare delle difficoltà di controllare eventualmente le curve, dove io onestamente non so come il distanziamento sociale possa essere controllato. Oh, pur essendoci queste difficoltà, abbiamo cercato di capire nei numeri come potrebbe evolversi il fatturato di una società rispetto alla voce incassi da stadio. E chiaramente vengono penalizzate paradossalmente le società che fanno più spettatori, quindi la Juventus, l'Inter. Sì, nel nostro calcolo, che tendo a sottolineare, è un calcolo di natura teorica. Vengono in un certo senso penalizzate le squadre che hanno un più alto tasso di occupazione, e la Juventus, che è vicina al 95%, perderebbe circa 33 milioni secondo i nostri calcoli, che è un valore molto importante. Dire che il Napoli e la Lazio non perderebbero nulla non è corretto, perché chiaramente se tu prendi ad esempio il derby, dove comunque c'è quasi sempre il tutto esaurito, è chiaro che ci sarebbe una perdita da parte della Lazio e del Napoli. Però ritengo a sottolineare che il calcolo teorico che abbiamo fatto ci porta a questi risultati, è una stima di alto livello. E per quanto riguarda anche le piccole, visto che probabilmente sono quelle che avranno anche un impatto diverso rispetto ai diritti televisivi, quindi il match day è una voce che può contare di più anche in maniera percentuale all'interno del fatturato. Anche in questo caso ci sono delle differenze marcate, per esempio fra il Cagliari, che riempie lo stadio o ha riempito lo stadio in maniera più efficace, piuttosto che il Bologna, che ha uno stadio molto grande e che fa fatica a riempirlo tutte le settimane. Sì, lo vediamo con l'Udinese, che perderebbe circa il 3,5% dei propri ricavi, il Cagliari e anche la Spal.
però ritornando a quello che dicevamo nella slide precedente, la squadra che perderebbe di più in percentuale rispetto ai ricavi è la Juventus, con circa il 7% di perdita. Grazie allora Andrea Sarturi per questa panoramica, abbiamo provato a darci nel futuro. L'appuntamento naturalmente con Football Benchmark torna nei prossimi giorni.